Il Gas Caffè si tinge di rosso-blu, tra gli ospiti numerosi bersaglieri e il club di tifosi Le Posse Rosso-Blu, vero? Sì, buonasera a tutti. Questa sera abbiamo il Gas Caffè Rosso e Blu, un evento che stava a cuore, nel mio cuore veramente. Ci tenevo a avere i ragazzi della squadra e non solo, naturalmente. Abbiamo anche le posse che ci accompagnano qua con noi. C'è il presidente Stefano qui con noi e non solo. Abbiamo anche Stefano del Voio, naturalmente, evviva. E niente, sono felice, sono un po' emozionata perché ecco, è il primo evento che stiamo facendo assieme a loro. Io spero sia solo un inizio di una lunga serie. E poi porchetta per tutti. E certamente porchetta e fiumi di birra per tutti. Che effetto fa essere premiato dai tuoi tifosi? No, è un bellissimo effetto, sono molto contento, è chiaro che un riconoscimento per una prestazione, questo mi fa piacere che venga riconosciuta, è anche merito della squadra, non solo mio, perché se riesco a mettermi in mostra è grazie al lavoro di tutta la squadra. È stato un riconoscimento anche per una partita giocata bene, vinta in casa, di cui sono contento, siamo contenti e quindi mi fa molto piacere essere premiato, ma anche me lo fa per la squadra. Come sta andando il campionato? Sta andando bene, abbiamo iniziato con forse una sconfitta di troppo e lo sappiamo, e ora però nelle ultime gare abbiamo rimesso un po' a posto le cose, siamo rientrati nelle prime quattro in classifica con la vittoria di domenica e siamo contenti per questo. Ora ci aspetta una sfida, uno scontro diretto per finire il girone d'andata dove vogliamo.